Buongiorno a tutti, sono Filippo Marabelli di Densitalia. Oggi vi parlo di come, attraverso l'utilizzo di inverter ed azionamenti, passando per librerie computazionali sviluppate ed integrate nelle CPC, possiamo monitorare i parametri vitali e i parametri critici delle nostre macchine. Per contestualizzare questo processo, abbiamo bisogno di evidenziare alcuni suoi aspetti più tecnologici e funzionali. Primo tra tutti, la progettazione in ottica cloud. Che cosa intendiamo per progettazione in ottica cloud? Integrazione intuitiva di piattaforme OT e piattaforme IT. Questo perché? Perché abbiamo bisogno dei vantaggi di entrambe per poter realizzare ed implementare soluzioni condition monitoring efficaci ed efficienti. Un secondo aspetto di natura più tecnologica invece è l'elettronica decentrata, o meglio, la comunicazione in base di campo oggi più comuni sul mercato, come per esempio EOLINK e ASI 5, che permettono di comunicare, di trasmettere non solamente i dati, i parametri atti al controllo del motore, ma anche parametri di diagnostica, importanti per il processo di condition monitoring. Un terzo aspetto è il retrofitting. Perché retrofitting? Perché tutti i componenti installati nell'impianto devono essere digitalizzati e quindi essere parte attiva del sistema e del sistema digitale. Vi faccio un esempio: immaginiamo di avere un magazzino, un impianto con decine di migliaia di componenti meccanici, e per ognuno di questi componenti meccanici abbiamo bisogno di un ricambio. Capite subito che, da un punto di vista sia logistico che economico, questo non è possibile. Entra quindi in gioco il condition monitoring. Che cosa mi permette di fare il condition monitoring? Mi permette di individuare quali componenti meccanici sono più critici, quindi sono più probabilmente sottoposti a processi di usura o di rottura, e quindi sulla base di questo posso organizzare, riorganizzare il mio magazzino in modo molto più efficiente. Questo processo prende il nome appunto di asset management. Entriamo ora nella fase di diagnostica delle macchine, quindi possiamo nel processo di diagnostica delle macchine. Abbiamo due fasi, la fase 1, condition monitoring, che per definizione è il monitoraggio continuo dei dati macchina per identificare i cambiamenti che indicano danni ed usura, ed una fase 2, successiva alla fase 1, che è la diagnostica predittiva, la previsione di eventi e la probabilità che essi accadano, come ad esempio i guasti. Parliamo ora dei due diversi approcci che abbiamo per la fase 1, la fase di condition monitoring. L'approccio 1 è model based, che per definizione è un confronto tra i valori in tempo reale con quelli assunti dalla descrizione matematica della macchina. Che cos'è la descrizione matematica della macchina? Attraverso l'utilizzo di tool di engineering in fase di progettazione dell'applicazione, possiamo identificare un modello matematico dell'applicazione stessa. I parametri con i quali possiamo modellizzare la nostra applicazione sono principalmente meccanici e cinematici, per ottenere appunto un modello termico, elettrico e cinematico. Successivamente, una volta ottenuto questo modello, andremo a comparare i valori ottenuti con i valori in tempo reale. Nel caso in cui vengano superate delle soglie di tolleranza, valori di tolleranza o valore allarme, allora andremo a identificare le cause di questa condizione ed eventualmente andremo ad anticiparla. Un secondo approccio invece è database. L'algoritmo apprende, per definizione, apprende il comportamento del sistema e come i vari parametri influiscono su di esso. Quindi viene appunto attraverso un algoritmo identificato il comportamento del sistema. Potete ben capire che man mano che passa il tempo questo comportamento verrà identificato in maniera sempre più accurata, e successivamente, come abbiamo fatto per l'approccio 1 model based, andremo a comparare il nostro modello del comportamento con i valori in tempo reale.
E sempre nello stesso modo, nel momento in cui avremo dei valori che superano determinate soglie, andremo ad analizzarne le cause e capire quali sono, quali possono essere state per arrivare a questo tipo di condizione. Prima di parlarvi di due applicazioni reali dove è stato applicato condition monitoring e quindi una manutenzione predittiva, volevo un attimo specificare da un punto di vista computazionale qual è lo sforzo che il PLC deve o non deve fare. Nel caso in cui parliamo di approccio model based, il PLC, essendo un modello matematico già ottenuto precedentemente, ha uno sforzo computazionale inferiore, proprio perché deve andare a comparare il modello matematico con i valori in tempo reale. Nel caso in cui invece si parla di un approccio database, dato dal fatto che deve essere identificato il comportamento del sistema attraverso un algoritmo, lo sforzo computazionale è maggiore. Per questa ragione il PLC non è più sufficiente, ma deve essere integrato con un'applicazione cloud. Veniamo ora alle due applicazioni reali di cui vi avevo anticipato prima. La prima applicazione, che è quella che vedete anche qui nell'immagine centrale, si tratta di un robot doppio asse, un portal robot. Quindi ha due assi, due motori. Quali sono gli step che valgono per entrambe le applicazioni? Primo, identificare i guasti più comuni e successivamente, per ogni guasto, andare ad analizzare e capire quali parametri sono importanti per anticipare questo tipo di guasto. Vi faccio vedere un video di questa applicazione per darvi un'idea dell'applicazione stessa e successivamente andremo a vedere quali sono i guasti più comuni evidenziati e come attraverso un approccio model-based siamo andati a predire questo tipo di guasto. Allora, come vedete, portal robot, quindi abbiamo asse verticale, asse orizzontale, abbiamo diversi carichi proprio per valutare la meccanica e la cinematica con diverse pesi. Ora passiamo appunto ai guasti o ai disturbi più frequenti che sono stati evidenziati. Primo, errata tensione della cinghia. Secondo, attrito sugli assi orizzontali e di sollevamento. Terza, errata identificazione del peso, asse di sollevamento. Come anticipato, attraverso un approccio model based, siamo andati a approfondire e a studiare per ogni tipo di guasto un modo per poterlo anticipare. Faccio un esempio. Siamo andati attraverso l'analisi di alcuni parametri meccanici, no? Come gli attriti, le inerzie, le coppie, a calcolare rispetto al modello matematico sviluppato precedentemente in fase di progettazione le derive, quindi la deviation che c'era rispetto al modello stesso. Qui nella schermata vedete per esempio un mismatch del carico o un attrito extra. Okay? Successivamente, quindi ad una stima online, cosa possiamo dire? Possiamo dire se abbiamo un buono o un cattivo stato di alcuni componenti meccanici. Nel caso in cui ci sia un cattivo stato e si siano verificate degli allarmi, quindi alcuni valori reali hanno superato i valori soglia precedentemente identificati, possiamo andare a capire quali sono le ragioni e le cause di questi comportamenti. Un ulteriore parametro, un'ulteriore condizione che vale per tutte le applicazioni sono sicuramente le vibrazioni. Quindi attraverso la trasformata di Fourier è stato possibile identificare e
monitorare le vibrazioni di alcuni componenti meccanici durante diverse missioni. Una seconda applicazione invece che è stata analizzata e a cui abbiamo implementato questo processo riguarda un altro settore merceologico, in questo caso l'intralogistica, più in particolare un magazzino automatico e più in particolare i guasti più comuni legati ad un traslo elevatore. Vi faccio alcuni esempi dei guasti più comuni che sono stati identificati e quali parametri sono stati monitorati e come per poter predire questi tipi di guasti. Primo esempio, sistema di rigenerazione. Il traslo elevatore, essendo un'applicazione multiasse, ha sempre o può avere un sistema di rigenerazione. Quindi nel momento in cui viene rigenerata energia, al posto di essere scaricata sulla resistenza di frenatura, quindi dissipata, viene appunto rigenerata verso la rete, viene appunto recuperata in rete. Andando a monitorare la DC bus, è possibile avere un'immagine in tempo reale del funzionamento dei sistemi di rigenerazione. Quindi nel momento in cui abbiamo un malfunzionamento, possiamo attraverso il monitoraggio della DC bus e di altri parametri legati alla missione che stiamo effettuando, capire se il sistema di rigenerazione sta funzionando correttamente o meno. Secondo esempio, ovalizzazione delle ruote. Come sapete, il traslevatore su asse orizzontale si muove su dei binari con delle ruote. Può succedere che queste ruote subiscano un processo di ovalizzazione. Nel caso in cui accade, abbiamo studiato un modo per poter andare a anticipare questo malfunzionamento, questo guasto. Come in questo caso siamo andati a leggere l'errore di inseguimento dell'asse X e la coppia attuale durante uno spostamento, quindi durante una missione, e abbiamo visto in maniera sistematica che sempre nello stesso punto del meccanico avevamo queste anomalie nella coppia e nell'errore di inseguimento. Un terzo tipo di esempio è la riduzione del diametro delle ruote, quindi nel momento in cui il materiale con cui le ruote sono state costruite è soggetto ad usura, il diametro della ruota si riduce e quindi anche lo sviluppo lineare rispetto a quello definito in fase di progettazione sarà diverso. Quindi per sviluppo lineare intendiamo i millimetri lineari dovuti a un giro di albero lento. Come possiamo anticipare questo tipo di guasto? Attraverso il monitoraggio della velocità, per esempio, perché appunto, avendo uno sviluppo lineare diverso da quello definito in fase di progetto, in fase iniziale di progetto, ci permette di anticipare questo tipo di usura. Un'ultima condizione, un ultimo guasto frequente, che vale anche per altre applicazioni, è il sistema di ventilazione e di raffreddamento nei quadri elettrici. Infatti, abbiamo tipicamente in un quadro elettrico un rack di azionamenti inverter e il sistema di ventilazione e raffreddamento installato su uno dei due lati del quadro elettrico. Monitorando le temperature dei drive è possibile capire il buono o cattivo stato del sistema di raffreddamento. Infatti, se il drive vicino alla ventola ha una temperatura inferiore rispetto al drive installato nella parte opposta del quadro, questo ci permette di dire che potrebbe esserci un errore di dimensionamento nel sistema di raffreddamento, oppure che la ventola non stia facendo il proprio lavoro, quindi sia sporca o malfunzionante. Questi erano alcuni esempi per spiegarvi qual è l'approccio che sta dietro a questo tipo di processo. Io vi ringrazio. Buona giornata a tutti.